Cosa sappiamo del Napoleone bambino? Poco o nulla. Ma sarebbe stato strano il contrario: Napoleone era assolutamente un bambino normale, nato in Corsica, quindi diciamo alla periferia del mondo, da una famiglia normale, una famiglia sicuramente agiata, benestante, una notabile della città di Ajaccio, ma nulla più. Quello che sappiamo lo sappiamo dalla bocca stessa di Napoleone, che a Sant'Elena spesso, soprattutto negli ultimi tempi, parla della sua infanzia. Altri memorialisti non ne teniamo da conto, perché chiaramente sono ricordi che non hanno alcun modo di avere considerazione. Quindi parliamo di quello che sappiamo di Napoleone bambino, della primissima infanzia di Napoleone. Il mio invito è quello poi di iscrivervi al canale, chi fa video di qualunque tipo e si siano a questa ambizione di veder crescere il numero degli iscritti e veder crescere il numero di persone che guarda i suoi video. È la mia stessa ambizione e quindi vi chiedo cortesemente di fare questo clic sul subscribe e di guardare i miei video. Quindi passiamo al video Napoleone bambino. Napoleone, come sappiamo, nasce ad Ajaccio in Corsica, è il 15 agosto del 1769. La madre, Letizia Ramolino, è in chiesa, benché e le doglie stiano per arrivare. È una donna molto religiosa, lo rimarrà sempre, anzi negli ultimi tempi della sua vita lo sarà ancora di più, diventando quasi bigotta. Ed è anche questa una ragione per cui il Papa l'accetta a Roma di buon grado, per le enormi donazioni che fa alla Chiesa. Detto questo, Letizia viene colta dalle doglie mentre assiste alla messa dell'Assunta, corre a casa in maniera precipitosa, non riesce, si deve stendere sul divano, e in maniera precipitosa, così come è poi tutta quanta la vita di Napoleone, nasce il piccolo Napoleone. Napoleone quindi nasce il 15 agosto, come dicevo, del 1769. Cosa sappiamo della sua infanzia? Sappiamo sicuramente che la madre non aveva latte, per cui Napoleone ha bisogno di una balia. La balia è Camilla Hilary, una donna che gli resterà sempre affezionata, e anche Napoleone nutrirà dell'affetto sincero per questa donna che gli ha fatto da balia. Per il resto, sappiamo che Napoleone è un ragazzo un bambino molto vivace. Si scontra spesso col fratello Giuseppe, benché più grosso fisicamente, ma anche più grande di età, però subisce Napoleone, diventa praticamente vittima di Napoleone stesso, per cui i due si azzuffano spesso, Giuseppe diventa quasi un piccolo schiavo di Napoleone, e la madre, che è severissima, gli impartisce severe lezioni. Ci sono infatti diversi episodi che Napoleone racconta della sua infanzia in Corsica. Prima di tutto, egli ne parla con nostalgia. Napoleone nel corso della sua vita non farà più piede in Corsica dopo che è diventato famoso, dopo che ha conquistato il potere. Lo fa per una ragione, secondo me, particolare, che è quella di ritenersi francese al 100%. Egli nei primissimi anni della sua vita, quando è adolescente, si ritiene corso al 100%, anzi vorrebbe combattere i francesi che hanno invaso la propria terra, vorrebbe combattere per l'indipendenza della Corsica dalla Francia. Successivamente queste sue aspirazioni giovanili non devono venire fuori, per cui cerca di mescolarsi poco con la Corsica. Ma detto questo, Napoleone a Sant'Elena ne parla con nostalgia, dice che avrebbe potuto riconoscere ovunque i suoni e gli odori della sua terra natia. È orgoglioso di essere corso e lo esplicita bene a Sant'Elena. Soprattutto mette in rilievo tratti del suo carattere, quei tratti meditativi, quei tratti inclini alla solitudine che sono tipici degli isolani. Tornando invece alle sue marachelle giovanili, sono un paio di episodi che egli cita. Uno è un giorno in cui non vuole andare a messa.
La madre, abbiamo detto, religiosissima, molto cattolica, non può accettarlo. E a fur di sganassoni gli fa comprendere che andare a messa è necessario ed è un qualche cosa che non si possa, su cui non si può discutere. Un altro episodio che cita Napoleone è quello in cui un giorno la madre esce per commissioni e Napoleone vuole andare con lei. La madre gli dice che non è possibile e Napoleone, quatto quatto, la segue. La madre se ne accorge, si ferma e anche in questo caso la punizione è corporale. Un paio di ceffoni e Napoleone torna a casa. Napoleone però non si lamenta della severità della madre, successivamente dirà che proprio questo carattere severo della madre lo ha forgiato il suo carattere, e egli si sente molto vicino al carattere della madre. In questi racconti, come vedete, non compare mai il padre. Il padre di Napoleone, Carlo Bonaparte, è tutto intento alla carriera, affida completamente la cura della famiglia alla moglie. Lui cerca di far carriera, è un giocatore, è un fighettino, sempre in tiro, e ci riesce pure, perché è proprio grazie a Carlo Bonaparte, i suoi magheggi col governatore Macbeth, che riesce ad ottenere una borsa di studio per Giuseppe e per Napoleone, che poi andranno a studiare in Francia. Ma questa è la seconda parte della vita di Napoleone, diciamo, della sua adolescenza, anche se poi in realtà parte per la Francia quando è ancora un bambino, quando ha ancora 9 anni. Questo sappiamo di Napoleone. Un ultimo episodio molto carino: Napoleone si fidanza a 8 anni con una bambina, lo manda a madre per cercare di calmare i suoi bollori, lo manda a una scuola femminile e lui si fidanza a una bambina che si chiama Giacominetta, e i compagni lo prendono in giro e mettono su una filastrocca che dice: Napoleone mezza calzetta che fa l'amore con Giacominetta. E Napoleone, come al solito, reagisce a suo modo, picchia, litiga e cerca comunque di imporre la propria personalità. Siamo alla fine di questo breve video, di questo video in cui racconto quelle poche notizie che noi conosciamo della vita di Napoleone nei primissimi tempi, nell'infanzia di Ajaccio, della sua vita in Corsica. E il mio ultimo invito è quello che vi ho fatto all'inizio del video e che ancora oggi sottolineo, è quello di chiedervi, se possibile, di iscrivervi al canale. Se volete, attivate le notifiche così non perderete i successivi video. A me farebbe molto piacere, sarebbe un segno tangibile della vostra attenzione e darebbe un senso un po' agli sforzi che faccio per fare questi video con pochissimi mezzi, anche con poche conoscenze, soprattutto di post-editor dei video stesso. Vi saluto e vi ringrazio e vi aspetto per i prossimi video su Napoleone, ma non solo, su tutta quanta la storia.